Buonasera qui dal Pala Quarta Lauretti di Monteroni, appuntamento consueto con l'intervista del venerdì, l'intervista che con i nostri ospiti ci permette di entrare un po' in clima prepartita. Quest'oggi con noi due pezzi forti della nuova pallacanestro Monteroni, uno dei dirigenti storici della squadra, il dottor Claudio Giancane, e l'ala forte classe 94 Gianmarco Leggio, che sta ben figurando in questo campionato. Partiamo subito con il dottor Giancane. Allora, domenica partita piuttosto importante contro la capolista Agropoli, che sembra non conoscere sconfitta. Cosa si aspetta la società da questa partita? Innanzitutto andiamo ad Agropoli ad affrontare la squadra che fino adesso ha dimostrato certamente il miglior organico e soprattutto concretezza, perché in più occasioni si è trovata anche in difficoltà, ma poi è riuscita sempre brillantemente a vincere le partite. E questo bisogna dare merito a una squadra che è consapevole dei propri mezzi, no? Perché non si riesce a vincere 15 partite su 15 se non si è anche sicuri di quello che si può dare anche nei minuti più importanti, e in più occasioni sono riusciti a vincere negli ultimi minuti. Per quanto ci riguarda, noi contiamo di fare la nostra buona partita, perché ormai veniamo da una serie di trasferte importanti, tipo Pescara, tipo Palermo e altre ancora, in cui abbiamo dimostrato il nostro valore e abbiamo soprattutto dimostrato che la possiamo giocare con tutti, ma alla pari. Quindi la partita domenica prossima sarà una partita, secondo me, a viso aperto, in cui dobbiamo andare lì per fare la nostra buona partita, ovviamente pensando che abbiamo di fronte la prima della classe. Gianmarco, tu all'andata sei stato protagonista proprio contro Agropoli, ricordiamo le 7 triple che hanno tenuto in vita la squadra. Comunque in tutto il campionato sei stato uno dei protagonisti assoluti. Fin dove pensi di poter arrivare? Ma ti ringrazio intanto per quello che hai detto. Io, come ho detto già durante la presentazione, quando stavo con Emanuele, cerco di dare sempre tutto, perché diciamo questo pubblico se lo merita, è un pubblico super, la città, mi sto trovando veramente bene, non credevo di trovarmi così bene già il primo anno, la mia prima esperienza in Serie B, diciamo. Cerco di dare sempre il massimo, poi quello che viene, viene, l'importante è vincere, cerchiamo di sfatare il tabù di Agropoli, cercare di vincere, vediamo come va. Ecco, dottor Giancana, come dicevamo in avvio di intervista, lei è uno degli storici dirigenti di questa squadra, ne ha viste di tutti i colori. Ci sono dei momenti chiave nel corso di questa storia che hanno permesso alla squadra di arrivare da un campionato regionale come la C2 a questi livelli, a competere per i piani alti di una Serie B? Diciamo che il primo momento fondamentale è il 4 agosto del 95, quando abbiamo rifondato una squadra, abbiamo ricostruito una società che ormai si era persa, e questo è stato fatto grazie alla passione di diversi amici. Questa è stata la tappa fondamentale, perché se non l'avessimo fatto non staremmo neanche a parlare. Poi un'altra data fondamentale è stata anche l'arrivo qui a Monteroni del dottore Perniola, che ha dato energia, ha dato risorse, ha dato una grande passione e soprattutto ha impresso in ognuno di noi ancora una maggiore voglia di fare, e quindi un altro momento importante. E poi ci sono tantissimi momenti che sono legati a ricordi bellissimi, ai primi, diciamo, campionati fatti ad altissimo livello con l'arrivo degli stranieri, all'aver creato quasi una famiglia qui a Monteroni con tutti i ragazzi che sono via via venuti qui a giocare. È chiaro che mantenere a questo punto il terzo anno consecutivo di Serie B è una cosa straordinaria per Monteroni. Non succede molto facilmente in una realtà piccola come quella di Monteroni, che conta solo 15.000 abitanti, ma il fatto di riuscirci è perché probabilmente c'è un gruppo importante di dirigenti che crede in quello che viene fatto quotidianamente con i sacrifici dei ragazzi, degli allenatori, dello staff, di tanti dirigenti che si avvicinano a questa società, e con i tanti collaboratori che veramente, devo dire, in maniera continua danno una mano importantissima. Cioè, mantenere una struttura a questi livelli in una società così piccola non è cosa banale, e siamo orgogliosi di riuscire a mantenerla. Gianmarco, tu sei un giocatore completo,
capace di realizzare da fuori, in post, di servire bene i compagni. Qual è l'aspetto del tuo gioco che preferisci, che ti piace maggiormente? Ma entrambi, cerco di variare da fuori, da dentro, e, diciamo, alterno queste cose, mi stanno riuscendo abbastanza bene quest'anno. Magari cercherò di migliorare in penetrazione, sul palleggio, cioè cercare, però va bene così. Va bene, non possiamo che confermare assolutamente. Quindi chiudiamo questa intervista, vi ricordiamo che la partita di domenica contro Agropoli sarà visibile in diretta streaming come sempre presso il centro scommesse Salento Game di Monteroni a partire dalle ore 18, sperando in una buona prestazione da parte dei nostri ragazzi. Buona serata.